Amici di Unibet, quest'oggi parliamo di basket italiano, basket targato Serie A, perché domenica si gioca la nona giornata di ritorno e sarà un turno veramente molto molto importante. Spicca una gara su tutte, il derby del Forum di Assago fra E.A.7 Milano e Acqua Vita Snella Cantù, un derby che promette scintille, vista la grande rivalità che divide queste due squadre, e sarà un derby molto importante soprattutto per l'Acqua Vita Snella, che finora non ha raccolto tantissimo dalla nuova proprietà russa e dalla rivoluzione che ha portato Patron Gerasimenko con l'acquisto di tanti giocatori nuovi e con un roster che è cambiato praticamente per intero dall'inizio della stagione. Una gara in cui Cantù si gioca tanto perché la scorsa settimana, con la vittoria contro Caserta, l'Acqua Vita Snella si è portata a soli 2 punti dalla quota playoff, ha la possibilità di agganciare il treno post-season se vince contro Milano. Non sarà facile, però, vedo comunque l'E.A.7 favorita. È vero che Milano viene da una debacle in coppa come quella di martedì sul campo di Trento, però è anche vero che nelle ultime settimane la squadra di coach Repe già ha assunto una consapevolezza dei suoi mezzi superiore. Dovrebbe, peraltro, avere a disposizione sia Jenkins che Simon, i due assenti della gara contro Trento. Mi aspetto una gara tirata ad alto punteggio, con le squadre che giocheranno piuttosto libere, perché comunque Cantù sa che parte come sfavorita e Milano sa che comunque vada difficilmente le sfuggirà al primo posto. Alla fine penso che la spunterà Milano con uno scarto non troppo ampio e sarà una gara con tanti canestri e tanto spettacolo. Per quanto riguarda le altre big, Reggio Emilia dovrebbe avere una sfida piuttosto facile sulla carta in casa contro Pistoia, che dopo una grandissima prima parte di stagione è un po' calata anche a causa di qualche infortunio che ha subito nelle ultime settimane. Per la Griffin Bonn prevedo un successo piuttosto facile e piuttosto ampio. Ancora più ampio prevedo invece il successo di Avellino contro Bologna, perché la Sidiga sta andando fortissimo, ha infilato una serie straordinaria di vittorie consecutive. Bologna invece, con il successo della settimana scorsa, si è praticamente salvata. Credo che qui la differenza sarà soprattutto legata alle motivazioni. Avellino vuole continuare a vincere e sa di poter chiudere al quarto posto il campionato. Bologna invece praticamente salva, non ha tantissimo per cui giocare in questo finale di stagione. È tutto, amici di Unibet, buon divertimento con la serie di basket.